hai cancellato dei file dal tuo PC. Li puoi recuperare? Lo puoi scoprire solo guardando il video fino alla fine. Benvenuti amici Pantarenius in questo nuovo video in cui andremo a vedere come recuperare dei file cancellati dal proprio PC. Occorre naturalmente un software che ci venga in aiuto, quale ho testato MiniTool Power Data Recovery, un software che ci consente di recuperare i file cancellati. Non è un miracolo, è una possibilità che ci offre questo software come tanti altri software di questo tipo che ho anche già provato, trovate i video sul canale, che si basano su un concetto, che ciò che noi cancelliamo, eliminiamo sul PC, in realtà non viene cancellato effettivamente, ma viene data l'istruzione al computer, detto così in maniera molto breve, molto semplice, viene data l'istruzione al computer che quella posizione in cui abbiamo, memorizzato un file, come per esempio può essere un'immagine, può essere, una volta che quell'immagine decidiamo di eliminarla, può essere occupata da altro, cioè può essere sovrascritta da altri file che andremo a salvare sul nostro PC. Bene, quindi poiché l'immagine, le immagini, i file, qualsiasi tipo di documento presente sul PC non viene eliminato realmente, è possibile andarli a recuperare grazie all'utilizzo di questi software come appunto MiniTool Power Data Recovery. Questo tool in particolare, questo software in particolare, è un software molto molto semplice da utilizzare, un'interfaccia molto semplice, molto intuitiva, che adesso andremo a vedere. Vi dico già che è possibile scaricarlo gratuitamente, assolutamente in maniera gratuita, solo su un PC e per consente di andare a recuperare fino a 1 GB di dati eliminati. Se volete di più, bisogna poi pagare. Ma dei prezzi parleremo poi alla fine. Andiamo a vedere in dettaglio come funziona, vediamo l'interfaccia e poi come funziona in maniera molto molto semplice. Vi faccio vedere un esempio davvero molto rapido, perché appunto una delle qualità di questo tool è appunto che è molto molto rapido nell'eseguire la scansione e quindi a recuperare i file cancellati. Dunque, ecco il software che ho scaricato, MiniTool Power Data Recovery, si avvia in maniera assolutamente velocissima e questa è l'interfaccia. Come si vede, è un'interfaccia molto molto semplice in cui abbiamo le unità logiche e i dispositivi. Cioè, in poche parole, io ho due unità di memoria, un hard disk da 1 TB e un SSD da 1 TB. E quindi qui le vediamo entrambe, possiamo andarle a scansionare direttamente tutte in totale qui nella scheda di dispositivi, mentre le unità logiche ci sono anche in pratica dischi virtuali in cui è diviso Windows divide il sistema per il recupero di Windows, in questo caso Windows 11, un po' tutti i PC sono così. Poi vediamo, abbiamo le schede desktop, cestino, seleziona cartella e apri file. Chiaramente con apri file andiamo ad aprire direttamente un file, selezionare cartella andiamo ad aprire una cartella e quindi facciamo un esempio. Io ho un po' di file, un po' di immagini nel cestino, lo vado a svuotare e vediamo se MiniTool Power Data Recovery Free Edition riesce a recuperare i file nel cestino. Ovviamente vado direttamente alla scheda cestino e attendo che effettui l'elaborazione. Come vedete, non riesco a starci dietro con le parole, ha già effettuato tutto nel cestino. Vediamo, ci sono un po' di file, ovviamente indica tutte le varie da dove arrivano tutti questi file, da Windows, quindi dal disco C o dal disco D, come si vede addirittura file del 2021, alcuni sono file di immagini, altri semplicemente delle miniature. Come si vede posso andarlo a salvare, ma voglio farvi vedere, questo è un file immagine abbastanza vecchiotto, andiamo a uno un po' più recente, anche di vario tipo, quella era una JPEG, andiamo a vedere se riesce a recuperare un'immagine web.
che si utilizzano per il web, come qui si vede anche l'anteprima. E niente, basta selezionarla. Naturalmente, io bisogna mettere la spunta, ecco, e poi cliccare su salva e naturalmente scegliere poi il percorso dove vogliamo salvarla. Come si vede, appunto, come dicevo, ho C e D come dischi. Poi c'è pCloud, vabbè, quello è il cloud, naturalmente, che è un'altra cosa. E, insomma, basta andare a scegliere appunto la cartella dove vogliamo effettuare questo salvataggio e poi cliccare su OK. Naturalmente chi effettua questa operazione deve conoscere bene il proprio computer e sapere come è così realizzato e costituito, dove si trovano le varie cartelle, eccetera. Comunque io ho deciso di andarla a mettere in immagini. Qui ci appare un pop-up che ci invita ovviamente ad effettuare l'aggiornamento al recupero illimitato, quindi all'acquisto della versione a pagamento. Come si vede, ecco, abbiamo aperto, ha recuperato tranquillamente il file, ci ha messo veramente un attimo. Devo dire che questo tool è davvero molto molto rapido. Ho creato poi nella cartella immagini una cartella chiamata cestino, all'interno del quale troviamo appunto il file, in questo caso l'immagine recuperata. Chiudiamo questo pop-up e come si vede abbiamo qui anche l'anteprima, prima di poter di andarla a salvare, quindi abbiamo la possibilità di andare a vedere cosa stiamo salvando. Vediamo ancora un po' l'interfaccia, ma diciamo molto semplice, ripeto, davvero molto banale. Addirittura qui in alto abbiamo queste iconcine, qui abbiamo la possibilità di utilizzare edizione viabile, quindi su un supporto esterno in pratica, e tutte le file che è andato a trovare nel cestino anche di molti anni fa. Torniamo alla home, seleziona cartella, naturalmente ci consente di andare a selezionare una cartella specifica e quindi andare a recuperare ciò che era all'interno di questa cartella. E apri file, naturalmente, come dicevo all'inizio, già accennato all'inizio, ci consente di andare a selezionare un file specifico. Ma in questo caso, però, come si vede, dobbiamo effettuare, non possiamo farlo con la versione gratuita, dobbiamo andare ad acquistare quella a pagamento. Vi parlerò di questi piani poi alla fine del video. Comunque, come si vede, i prezzi si vedono, come si vede, c'è cioè, la versione sia individuale, cioè di uso domestico, diciamo così, che per uso business. Naturalmente i prezzi sono molto diversi tra l'uno e l'altra. Ovviamente tutto dipende da quello che occorre fare. Ci tengo a specificare che la versione che MinTool Power Data Recovery è compatibile con Windows 7, 8, 8.1, 10 e 11, quindi copre una vasta gamma di software di Microsoft. E qui abbiamo anche altre utility che si possono scaricare sempre gratuitamente, naturalmente. E qui abbiamo poi le impostazioni di scansione, possiamo andare a decidere anche quali file system andare a scansionare, quindi andare magari a fare una selezione già a priori più specifica del tipo di file che vogliamo andare a recuperare. Questo è tutto, come detto, è un'interfaccia molto semplice, intuitiva, la scansione è molto rapida. Naturalmente poi dipende anche dalla quantità di file che bisogna andare a scansionare, di dati da scansionare, però chiaramente in genere bisognerebbe fare una scansione specifica, come si vede. Qui è avviato quella un intero hard disk o SSD, forse SSD, però si può tranquillamente interrompere. Come visto, è davvero molto semplice recuperare i file cancellati. In genere può capitare che andiamo a cancellare un file che non volevamo cancellare, lo cancelliamo per errore, oppure semplicemente cancelliamo un file e poi ci rendiamo conto che dopo un po', cavolo, quel file, quel documento, quell'immagine mi serviva, voglio andarla a recuperare. Ci tengo a precisare che se vi rendete conto di aver eliminato per sbaglio, quindi messa nel cestino, anche eliminata dal cestino, un'immagine, un documento, un dato qualunque,
e lo volete recuperare, non dovete assolutamente andare a memorizzare altri file da quel momento in poi, perché potrebbero andare appunto ad occupare la memoria che occupava il file eliminato, e quindi in quel caso il file diventa corrotto e non è più possibile recuperarlo. Bene, quanto costa se vogliamo utilizzare più di un gigabyte di dati da recuperare? Bisogna acquistare la versione a pagamento di Minitool Power Data Recovery. Esistono diversi piani di abbonamento, ovvero esiste un abbonamento mensile di 69 dollari al mese che permette l'utilizzo su un solo PC, però consente di recuperare dati in quantità illimitata, e si ha un solo aggiornamento appunto mensile. Esiste poi l'abbonamento annuale di 89 dollari. In questo caso è sempre possibile andare a utilizzare su un solo PC una quantità di dati limitate da recuperare, però in questo poi si hanno gli aggiornamenti mensili di questo software, che ovviamente è un software che va sempre costantemente aggiornato, come tutti i software che utilizziamo sui nostri PC. Infine, esiste chiaramente quello che poi è la versione a pagamento più conveniente, da 99 dollari, che ci consente di avere non solo il software, ci consente di utilizzare software a vita e di utilizzarlo anche fino a 3 PC su 3 PC, e anche in questo caso chiaramente con dati illimitati. Questi sono solo alcuni degli aspetti che consentono di usufruire i piani a pagamento. Ce ne sono tanti altri, ci sono tante altre caratteristiche. Vi invito ad andare a vedere, nella descrizione trovate il link alla pagina di download, ripeto, gratuito, quindi se avete cancellato 10 file, 20 file, anche 100, poi dipende se si tratta di immagini o video. Chiaramente un video ha soprattutto alta risoluzione, ha una dimensione molto più grande, quindi se ne possono recuperare meno. Comunque, ripeto, assolutamente gratuito. Dunque, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, mettete like, supportate il canale, appunto semplicemente iscrivendovi al canale, mettendo un like, a voi non costa assolutamente nulla. Con questo è tutto, un saluto da Gianni Fiore per PantaleiNews.com. Mi raccomando, oltre a iscrivervi al canale, seguitemi anche sugli altri social, sul canale Telegram delle offerte, trovate tutti i link nella descrizione del video. Dicevo, il canale Telegram delle offerte, trovate offerte di tutti i tipi, compresi anche giochi gratis ogni settimana di Epic Games. Ciao!